Di cosa parlavate prima? Gianni, di cosa parlavate? Non so neanche cosa parlavo. Di mangiare? Di donne. Di donne. Di donne. E adesso? La moglie adesso parliamo di malattie. Di... Sei astemio, è vero? Sei astemio. E salvi lo stemio, salvi lo stemio. Il miglior vino qual è? Soave. Soave, vabbè, il tuo. Durello, di moda il Durello. Non ho mai portato. No, sai cosa ho portato per domani? Sì. Due bottiglie di grappa alla Marone. Sì. Devo portare una cassetta di vino per me a portare a Foggia. Al capitano. Passi la Soave. Passo la Soave. Ma va bene. E beh, creatore della trichia. Ah no, Gigi, ma Gigi in pantaloncini pure lui. Stasera ti metti in pantalone lungo? Possiamo fare un esperimento, possiamo provare a far mandare al baffo un messaggio su WhatsApp per bene, cioè, anche lui, fanne uno serio, cioè, baffo, voglio fare questo esperimento, mandiamo questo messaggio nel gruppo, dai. E come? Apri il gruppo, vai sulla roba. Lui adesso vuol sapere qualcosa. Beh, giustamente. Non so, sì, tu ma che evoluzione. Che altra differenza c'è? Sempre fai danni con le mani. Come? Ma fai danni con le mani. Che credo che... Nicolo Rippo! Lo Schini ve lo saluto dopo, perché quello mi ha fatto incazzare quando giocavo. Bene, è sempre abbruzzato. O si fa le lampade? No, è cazzato nero. Cazzato. Ciao. Sì. Lo conosci il capitano? Lo conosci. Capitano. Lo conosci il capitano? Lo sapete? Dici che sono le gomme. Dici che sono le gomme. È un terzo a terra. Poi si mette la quinta. Sì, bravo. Bravo. Ciao! Ne ho fatte due. Grazie. Oh, Daria, ciao Daria! Ciao! 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 Questo è come uno con tutto Lino. Voglio andare Lino Rapaghetti. Questa è mia figlia. Cosa fa Lino? Ma di telefono non risponde. Dai, se tu non rispondi. Maurizio, ci fai un po' da cicerone nel frattempo. Fa cicerone. Stesso geometra, no? Sbaglia i conti e fa cicerone. Creatore di Pisa, sì. E si vede che storto. Sì. Guarda là. Pensa, da giovane andavo su a piedi, si arrampicava. E queste sono le famose maschere di Venezia. Belle. Vuoi vedere come è fatta la casa qua dentro? Ma mica entro in casa. Sì, siamo entrati tutti. Lo vediamo. Va a vedere. Ma si può? Sì, vieni.
Va, sono tutte fatine. Questa è la casetta di Burano e gli arredi del Permesso. Vieni, vieni. Si può? Vieni, sì. Ma che la sorella del mio suocero. La zia Enza. Ah, piacere. 90 anni, zia. 90 anni. 91. Come si dice? Guarda la signora. Andiamo sulla pentola. No. Questi li fa lei, sai? Questo è il medical protettore. La zia li fa lei con le sue mani. I chili che avevo perso, mica li volevo riprendere. E allora è iniziato il mantenimento. Con XLS Rolling al mantenimento, associato a dieta e movimento. Questo gli ho letto che ho fatto io. Sì, ma questi sono quelli veri, no? Quelli fora. Ah, questi sì, qui veri. Questo è vero, se li vedo mia moglie. Ma non li ha conosce, ma li vede. Sì, il gusto della pelle. Fa di quei che viene per tutti. Sopra, tutti i cinesi. E so che è fuori, sì. Bello, complimenti, signora. Ha fatto la fotografia. Sì, sì. Anche questa è fatta lei, sai. Signora, questo l'ha fatto lei? Sì, anche il cavaliere. Questo è sempre ciao, che sta vivendo? Dai, che bello. Guarda che roba, guarda. Questo lo sta creando. Vale. Questo sto creando. Vale. Se mai veniva qua, Maria sì. L'anno scorso. Dentro, siamo questo qua. Sarebbe il terzo punto. Con Maurizio. Perché prima c'è il disegno, l'investitura che sarebbe questa. E questo sarebbe il primo punto. Dopo va le sbarette. Dopo va Rilievo. Non c'è nessuno. Qua va il tour. Piacere. Ma quante persone sono ancora capaci di farlo così? Pochi qua. Quanti siete? Pochi? Che lavorano? Che lavorano? Sono tanti. Siete rimasti voi? Adesso ho detto che hanno aperto la scuola, che vaga gente a lavorare, imparare. Ma sarebbe il posto. Si pensa tutto il lavoro. Su Filene e Namase? Avevo 7 anni. Ma sì, io so tutti quelli. Certo, a lavorare. Tutti quelli da lavoro. Questi qua? A noi il prosecco è stato assaggiato. Sì, qua sono i suoceri di Andrea. Ma sono parenti? Suoceri. Sì, sì, con Maldini infatti. Dov'è? Bellissima. Posso avvicinarmi? Sì. Mentre saltava Maldini. Cioè, non una foto a caso, cioè vuol dire. Ah, che hai scritto? Adesso volevo mandare una cammina anche ai relatori che non avevo ancora mandato. Ecco, questa rosa era a casa mia. Io sono nato là, al primo piano. Poi, diventando grande, arrivando i miei fratelli, mi sono trasferito sui piani alti. E qui giocavi qua, a calcio? Quella era la porta. Quella fucsia? Sì, non era fucsia, sui tempi là. Cioè, mi dici che questa è stata la tua prima porta? E qua... Stavi di grandi pallonate sul muro e veniva fuori la signora da dentro con lo zoccolo, te la tiravo dietro. E questa è stata la mia. Qua ho vissuto la mia infanzia. Che adesso. È un campo da calcio. Che adesso è così aperto, ma una volta passava i fili da una parte all'altra e il bucato. Per stendere i panni. Come si chiama questo spiazzo? No, non è che ci sia un nome specifico, perché non... Perché qui si indica la via sì, in base al colore? Sì, sì. No. C'è la casa blu, la casa... Sì, sì. Sapevi di vivere in via San Martino Destro, all'876. Primo piano. E questa è la sua prima porta. E questa era. Lo facevi le tue partite qua. Ti metti un'altra volta in porta, Mauro. Siamo
Era tutto il muro? C'era il muro qua. Sì, E allora, il giorno della cresima, mia nonna mi ha regalato un paio di scarpe da calcio. Ma non c'era le scarpe da calcio, quelle di gomma. Erano quelli con i chiodi. Certo. Ecco. Ah, come avete visto non ci sono campi verdi, no? E dove vado a giocare con le scarpe da calcio con i chiodi? E avevo i chiodi che mi si piantavano sul piede. Però era una soddisfazione perché io avevo le scarpe da calcio e i miei amici non le avevano. Ed era una goduria per me. Ma non giocavi portiere? No. Io ho cominciato a giocare che avevo 16 anni in porta. Perché ci siamo. Qua c'era la squadra di ragazzi, non c'erano prime squadre, no? E siamo andati a giocare a Sant'Elena contro il Venezia, perché le squadre degli allievi, i juniori giocavano contro Murano, contro Venezia, contro il Mestre. E siamo andati a giocare a Venezia e ho preso 6 gol con il Venezia. E anzi, prima di 6 gol, quella mattina là mancava il portiere e l'allenatore Famolito, siccome che sei più grande, fammi il favore, gioca a te in porta stamattina. E ho beccato 6 gol. Ottimo inizio. Non posso essere così scarso. E da quella volta l'ha fatto il portiere, dopo li ho presi anche con la Juve, però è meglio prenderli con la Juve. C'è una categoria, mi sembra. Dicevi, Mauri? Questa qua è la pescheria. Qua la mattina si vende il pesce, verdure, pesci. Ecco un'altra palestra nostra che si andava da un balcone all'altro, no? Quella là invece è una chiesa sconsacrata, dove mio nonno, per non so quanti anni, ha costruito barche. Come si chiamava tuo nonno, Mauri? Giuseppe. E quindi da piccolo venivo dentro questa chiesa a saltare sugli altari mentre mio nonno costruiva queste barchette. Barche come queste qui che vediamo? No, proprio queste qua sono proprio quelle da pescatori, proprio quelle che vai a remi. C'è un nome per quelle barche? No. Vedi, quella è Venezia. Questa è la chiesa, questa rosa. Abbiamo preso qui per chi... Siamo entrati prima. Via. Ciao. Ciao, dammi di. Vado via perché se devo aspettarmi qua a barca. Ciao. Qua no, la differenza delle case di appartamenti di città, qua sono tutte quante in alto, c'è la cucina giù, poi c'è la prima camera, la seconda camera. Sono standard, diciamo così. Sì. Possiamo dire a Rabaglietti adesso di aver trovato la prima porta di Memo e che lì non è subito gol. Anche perché là davo di quelle randellate là su quella facciata di quella casa, veniva fuori la signora con i zoccoli di legno e te li tirava dietro. Quindi, però ridevi sempre all'epoca. Adesso vedi giocatori, non so, Zaza che fa gol in nazionale là con il muso lungo, Balotelli lo stesso, ragazzi un po' di allegria, non divertitevi. È che sono tutti personaggi adesso che poi alla fin fine ti ritrovi dopo anni e anni e anni a fare queste scampagnate, queste giornate memorabili, perché stanno già programmando per il prossimo anno, quindi vuol dire che c'è voglia, se oggi programmi per l'anno prossimo. Che c'è amicizia, no? Quello che manca adesso, manca, ma in tutti i campi, perché anche nelle scuole i bambini fanno fatica a fare amicizia con un altro bambino, sono
sono sempre chiusi, già, telefonini. Concorrenza tra loro. Sì, e io ho il vestito più bello e mia mamma mi ha comprato le scarpe col tacco a 5 anni, madonna. Noi eravamo qua, con i pantaloni rosi, venivamo. E questo, adesso non abbiamo tempo. Ma qua c'è il patronato dove il prete ti diceva: ah sì, vuoi giocare a pallone? Vieni al catechismo e fare il chirichetto. E noi a fare il chirichetto eravamo un 50. C'erano i turni, no? C'erano. Sì, ci davamo il turno, no? Perché volevamo giocare a calcio. Adesso poi sulle chiese non c'è neanche un chirichetto, poverini. Ed è brutto questo qua. E dopo avevi anche una certa educazione, il rispetto, che adesso non c'è più. Noi li compriamo un'altra volta, mi sembra. Sì, è bella vederla. Quella di Arcai di Albanese. Vieni qua. Guarda il piccolo diventa. Vieni, di l'ombretta. Vieni. Lì c'era il sole, però guarda, qua che la campanile, capito? Che veniva il sole, era ombra. E guarda che la devo prendere l'ombretta. Adesso c'è anche in grande, poi c'è comprare la faglia, le cose scappano. Ecco. Vedi quel taglio là, quel taglio lì, da lì nasce l'acqua, di lì mi e questo sono il passare, capito? Quello è il taglio che nasce l'acqua, e qui tagliati va, la parte da qua. Tu guardavo perché so che era qua, ma... Domanda stupida, non basterebbe chiuderlo? Non sarei più Venezia, siamo sempre là. Ma poi scolgono la bellezza. Infatti, tutto. Quello che ha detto lui. E tu vedi che prima proprio vieni fuori dalla piano per man mano che... Del 66, 2 metri e 40, che corrono due motoscafi. Qua? Piazza Marco, 2 metri e 40? Quando è stata la grande alluvione. Sì. 2 metri e 40. Quando si è allagata più lei. E quella lì che è la più... nasce da lì lei. La storia è che Venezia aveva 3 colonne. Sì, una e l'altra è di San Marco. Non si sa dove si è finita, adesso con i nuovi macchinari che hanno trovato, hanno trovato molto probabilmente qua in acqua. Ma sta tirando su, già li tirano su. È vero? Anche la taurina del Doge hanno trovato. E lui non aveva appunto. Capiscono meglio. Hello! 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 C'è solo un capitano! Certo, Fabio! Prima di tutto volevo ringraziare Fabio e Fabio! Poi volevo ringraziare il mister. E ancora una volta è il primo a dire vengo e sì. Per noi è veramente un grande piacere, se non onore, che lei sia con noi. Grande maestro, le nostre satanelle che ci seguono sempre con molto affetto, molto piacere, e anche loro si ritrovano. Ringraziare tutti quanti voi, perché veramente dimostriamo che siamo un gruppo forte, lo siamo stati in mezzo al campo e lo siamo ancora adesso fuori. E queste serate, questa cena, questi 2 o 3 giorni che abbiamo passato insieme ci hanno fatto rivivere i momenti belli della nostra gioventù. E io vorrei che di questi momenti ce ne fossero ogni anno sempre di più. Voglio anche ringraziare i nuovi ospiti che sono stati qui con noi in questi giorni e spero che siano stati felici e contenti e di aver vissuto le nostre emozioni anche voi altri.
Grazie a tutti. Grazie. È il simbolo del bicchiere. Io vi ringrazio tutti quanti, tutti qua in questo, per la prima volta nel nostro paese Cavallino. Spero che vi sia piaciuto. Grazie. Poi io, mia figlia e Gabriele abbiamo pensato di fare un ricordino a tutti quanti gli ex del Foro. Questa è la sorpresa. Daria, vado. Vai. Ma posso via un ordino, posso vedere? Ecco. Microonde per tutti. I lavori pesanti li fanno le donne a Cavallino. I lavori pesanti li fanno le donne a Cavallino. Salvioni! Dove? Mister, mister, lì, lì, è lì. Oh, Sandro, sveglia! L'ultimo arrivato per primo, Salvioni! Ultimo arrivato per primo. Questo è un ricordo di Venezia che ha fatto un nostro amico che lavora in, in una cosa di vetro. È fatto a mano. Grazie Fabio! Grazie Fabio! Parte ringraziando per questo oggetto bellissimo che custodirò per tutta la vita. Volevo dire grazie tre volte. Grazie perché mi volete con voi anche se io non ho mai giocato, io sono solo un grande tifoso del Foggia. L'importante è partecipare. Grazie a tutti voi perché mi avete regalato dei momenti bellissimi nella mia adolescenza, nella mia gioventù. E un grazie particolare perché è passata mezzanotte. Trentini, Giacinti, Cimenti, Colla, Del Neri, Pirazzini e Bruschini. 45 anni fa ci avete portato in Serie A. Grazie ancora, ora per l'amore. Ce l'avete tutti? Ce l'avete tutti? Ok, no, manca una persona effettivamente. Fabio! Fabio! Arrangiati con Gianni! Momento! Un secondo dopo vado finito! E ora io ho fatto un premio a Gianni e a Rosaria. Speciale! Mi emoziono un po' comunque, perché sono stato 2-3 anni a Foggia, ero spesso ospite a casa vostra e non ho mai saputo sdebitarvi. Così abbiamo pensato di fare questo regalo. Prego. Fabio. Non ci passa. L'hai ripresa? Ma con la macchinetta adesso ho fatto il video. La macchina fotografica ho fatto.